Sentiamo la partita adesso con il mister del Calciospino, Diego Miatto. Allora, Diego, una sconfitta che nasce da dove? Dalle assenze? A me è sembrato che insomma, i problemi ci siano stati soprattutto davanti. Secondo te? Ma sì, sicuramente avere delle alternative davanti sarebbe stato utile, però secondo me hanno fatto abbastanza bene, soprattutto Piccolo mi è piaciuto e anche Bergamaschi ha fatto quello che si poteva fare in questa partita. Dopo, vabbè, il risultato è nato da una punizione che secondo me non c'era, perché ha fischiato un fallo su un intervento 2 contro 1, che onestamente mi sembrava che il nostro Sbalzarini fosse già lui sulla palla. E da lì ha trovato il tiro della domenica perché ha fatto gol. Poi mi sembra che abbiamo subito un'unica palla nel primo tempo, messa dietro da Vitali, mi sembra, per Trecani. Un ottimo contropiede. E dopo hanno fatto quel contropiede lì dove ci ha preso un attimino, abbiamo lasciato l'uomo un po' lontano, diciamo, e sono riusciti a fare quel secondo gol lì. Squadra che dopo il secondo gol magari è calata un po' di morale. E beh, sul 2-0 la seconda partita capita di perdere un po' di lucidità, poi anche ovviamente sapendo poi di avere un po' di difficoltà, avere le alternative in attacco, non tanto per chi ha giocato, nemmeno per chi era fuori, solo il fatto di avere la possibilità di giocarsi con tutti gli effettivi, ecco. È un calendario magari che non era proprio favorevolissimo, Casamaiocco e Crema nelle prime due, E altre comunque. due anche, cioè noi abbiamo un calendario di partenza che è stato con 3 derby nelle prime 4 giornate e il Casalmaiocco che lo danno per favorito. Su domenica abbiamo rivolta, è un'altra partita derby e poi abbiamo Soresina. E Quindi? quindi speriamo di far 6 punti. Per il calciospino, obiettivi di quest'anno e come è andata la Coppa Italia, le prime due gare di campionato, che piccolo bilancio puoi farne? Ma io sono abbastanza contento, anche se avevamo cominciato che ero un pochino più entusiasta del gioco che riuscivamo a esprimere, perché avevamo fatto benissimo in precampionato, abbiamo fatto bene contro la Bustese la prima partita, abbiamo avuto 6 o 7 palle gol, poi va bene, non abbiamo concluso, però questo lo consideravo un problema, diciamo, che si sarebbe risolto. Mentre nelle partite di campionato, ovviamente la posta in palio è troppo alta e mancano degli automatismi, mancano dei movimenti senza palla e non riusciamo a fare quello che vorrei fare, ecco, per dire, però credo che nel giro di 3 o 4 giornate qualcosa cominciamo a fare. Quindi obiettivo centro classifica, playoff, cosa? L'obiettivo, visto la squadra che l'anno scorso ha fatto un 5º posto, sarebbe quello di mantenere una posizione di quel genere, diciamo, quantomeno, però sa, dipende anche dagli avversari, ecco.